GF VIP 7, la mamma di Luca Nikita, hai credibilità in nessun senso, una stratega. Tra i protagonisti della 29 puntata del Grande Fratello VIP 7 c'è stato Luca Onestini. Il concorrente ha ricevuto la sorpresa della mamma, la signora Carla non si è limitata ad elogiare e incoraggiare il figlio durante il suo percorso nella casa di Cinecittà. La donna ha punzecchiato Antonino Spinalbese e Nikita Pelizzon, la modella è stata definita dalla signora Carla una bugiarda e una stratega. Per l'ennesima volta, il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizzon è finito sotto i riflettori. La scorsa settimana la modella ha invitato il coinquilino ad una cena per mettere fine alle polemiche tra di loro, ma sono finiti a discutere nuovamente. In puntata, Signorini ne ha parlato con i due diretti interessati. Successivamente il conduttore del Grande Fratello VIP 7 ha chiesto al concorrente Emiliano di andare nel cortiletto, dove ha ricevuto una visita da sua mamma. La signora Carla ha elogiato il figlio, sei intelligente e sensibile. Sei in grado di capire gli altri. A quel punto, la donna ha sostenuto che il figlio faccia bene a stare sulla difensiva con Nikita, dico la verità, ho visto falsità. Secondo Carla, la modella triestina prima avrebbe cercato di intraprendere un flirt con George Ciupilan e poi avrebbe cercato di corteggiare Luca. Sulla base di quanto dichiarato, la donna ha sparato a zero su Pelizzon, non hai credibilità in nessun senso, sei una stratega. La signora Onestini poi ha rincarato la dose, ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo. Infine, la mamma di Luca Onestini ha puntato il dito contro l'ex di Belen Rodriguez per avere definito il figlio un buffone. La donna ha affermato, ho sentito delle cretinate da Antonino. A detta della signora, il 27enne ligure avrebbe insultato il figlio solo perché non è in grado di argomentare un confronto. Ovviamente, le frasi della signora Carla non sono passate inosservate. Dallo studio ha chiesto la parola Sonia Bruganelli e si è rivolta alla mamma di Luca, ma lei davvero pensa di venire qui a rivolgere una serie di epiteti del genere ad Antonino? Secondo l'opinionista, la signora Carla ha fatto una pessima figura e se Onestini in alcuni casi sembra arrogante è perché ha ricevuto determinati insegnamenti dai suoi genitori. Nonostante la donna si sia detta convinta del suo pensiero su Nikita e Antonino, Bruganelli si è detta spiazzata. Orietta Berti invece ha sostenuto che se fosse stata la mamma di Onestini, si sarebbe offesa per gli insulti ricevuti dal figlio. Luca invece si è detto infastidito dalla risata di Nikita quando ha sentito la signora Carla. Să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.